Buongiorno, oggi è lunedì, sto svegliando Francesco, mi vado a vestire, lo accompagniamo a scuola, tutto molto di corsa, quindi ci vediamo dopo. Allora, eccoci qua, non mi sono ancora truccata stamattina, l'ho fatto in tempo, un po' in ritardo. Sarà che stanotte mi sono svegliata, che mi prudevano tutti e due i gomiti interni. E siccome da qualche giorno mi è uscita sta macchia strana, poi qua, poi anche qua, e mi prudono. Non so che cavolo sia. Quando mi sono svegliata stanotte e mi prudevano anche i gomiti, mi è venuto in mente che potessi avere le cimici del letto. Sono andata nel panico. E quindi ho acceso la torcia del cellulare, ho scoperto il materasso e ho iniziato a guardare tutto il materasso. Non ho visto niente. E mi sono rimessa a dormire. Ovviamente ho sognato che stavo cercando le cimici e le ho trovate. E che mi sono alzata, che erano le 2:40 di notte, e ovviamente non tornavo più a dormire perché con degli insetti nel letto, io col cavolo che dormo. Quindi ho dormito veramente male. Stamattina comunque ho riguardato tutto il materasso e non c'è niente, che poi io tutte le volte che cambio le lenzuola aspiro anche il materasso. Quindi se ci fosse stato qualcosa me ne sarei accorta, penso. Però fatto sta che io ho questa specie di sfogo strano che non capisco cosa sia. Comunque, adesso sono le 8:30, ora faccio così. Cambio il copridivano e i coprisedia e poi vado subito alla posta a fare il reso perché non sono ancora andata. Siamo già al 29, quindi io direi che è meglio che ci vado oggi, visto che sono libera, ne approfitto. Andiamo alla posta, speriamo non ci sia gente e speriamo che vada tutto liscio. Io un po' di paura ce l'ho a fare sto reso strano così senza doverlo impacchettare, eccetera, ma vabbè. Poi quando torno mi rimetto a pulire. Devo sbrigarmi perché stamattina, anche stamattina, Francesco esce alle 11:40 perché manca sempre un insegnante, quindi vorrei riuscire a fare tutto prima che lui torni. Oggi pomeriggio Francesco ha sempre quel corso per i crediti, che dura un'ora e mezza circa. Lo accompagniamo insieme stavolta e ci facciamo una passeggiata in passeggiata, così andiamo a fare il reso del libro. Ma comunque, bando alle ciance, mi attivo così andiamo alla posta. Ok, copridivano e coprisedie cambiati. Oppure si è già accomodato sul copridivano pulito. Qui ho questi da mettere a lavare, ma ho altre cose da lavare prima di quelli, quindi attenderanno. In ogni caso, adesso vado alla posta perché sono le 9:15. Missione compiuta, è filato tutto liscio. Ok, è andata bene. Hanno messo loro una bustina sopra alla scatola e non hanno detto assolutamente niente, meno male. La prossima volta ci vado bella tranquilla. Ho fatto presto anche, tutto sommato, c'erano poche persone. Quindi, facciamo il caffè. Dopodiché mi attivo, tanto. Perlomeno il copridivano e i coprisedia li ho già cambiati. Vorrei anche cambiare il suo Francesco, possibilmente. Quelle sono un po' impegnative, perché sapete, dorme in alto. E vabbè, comunque, se mi impegno, posso riuscire a fare tutto. Ce l'ho fatta, scusate, mi sono dovuta togliere il maglioncino perché stavo morendo di caldo. Mamma mia, sono le 11:15, ho fatto tutto. Ho cambiato le lenzuola a Francesco, che è già quello. Ho spolverato con la bacinella, come piace fare a me. Ho passato l'aspirapolvere, ho fatto i bagni, ho lavato per terra, ho messo una lavatrice, ho veramente fatto di tutto. Mi è rimasta una mezz'oretta prima di andare incontro a Franci. Quasi quasi gli do un attimo una sistemata. E poi vediamo se intanto inizio a riguardare il video per caricarlo. Trucco fatto. Questa volta ho voluto provare a fare l'eyeliner più allungato, così per cambiare, ma non lo so se mi piace.
Comunque ormai l'ho fatto, quindi me lo tengo. Allora, aggiornamento situation. È l'una. Io ho mangiato, sapete cosa ho mangiato oggi a pranzo? Latte e biscotti. È arrivato un pacco, ho fatto un acquisto pazzo su Shein. Spero non così pazzo da pentirmene, ovviamente. Ora ve lo faccio vedere. Il pacco è là. È una sedia d'ufficio. Vi ricordate che quando ho preso quella a Francesco per il suo compleanno, sono passati circa 9 mesi, avevo detto che piano piano, prima o poi, volevo cambiare anche le nostre. Ho visto le sedie d'ufficio su Shein. Belle. Tra l'altro questa, se la cercate su Amazon, la stessa identica, costa molto di più. Ora, questa che ho preso adesso in realtà andrà a Francesco, perché quella che avevo preso a Francesco ha 2 buchi, non so se ve la ricordate, all'altezza della testa, e lui ci sta scomodo. Infatti ci ho messo un cuscino, perché lui si appoggia con la testa, si stravacca tutto sulla sedia, non potete immaginare in che posizioni lui si metta su quella sedia, che a volte gli dico: ma tu ti ricordi che l'abbiamo montata noi questa sedia, vero? È un miracolo che sia ancora in piedi. Comunque, appunto, la sedia di Francesco va a Marco, e questa qui che ho preso adesso la do a Francesco, e poi se riesco più avanti ne riprenderò un'altra. Vedremo, insomma. Intanto andiamo a scoprire. Allora, ho tirato fuori tutti i pezzi. A primo impatto sembra veramente solida, cioè tutti i pezzi sono veramente belli pesanti, tipo questo. Apro lì che ci dovrebbero essere anche le istruzioni, spero. E ok, proviamo a montarla. Ok, dove sono le istruzioni? Eccole. Tutte le viti sono, come si dice, hanno un nome diverso, insomma, per poterle riconoscere, per non sbagliare la posizione. Le viti che vanno qui, quali sono? L. Ah, L. No, no. Vabbè, cioè, io devo sempre fare casino, ma cioè, sempre, per forza. Ho sbagliato a mettere le prime viti lì sotto. Ho preso queste, come potete vedere, perché qui c'è scritto I. Mi sono accorta dopo che il nome è sotto, quindi dovevo mettere queste. Ora devo ritoglierle, però vabbè, ormai finisco questo. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Ci siamo.
wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of... Ok, ora arriva la parte più difficile. Tenere il pezzo sopra e avvitarlo. Pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Ce l'ho fatta, mio Dio. Manca solo mettere i tappini. E tada! Che bella, mamma mia. Ora la provo. Dopo tutta la fatica che ho fatto, devo essere la prima a provarla. È molto strana perché c'è questo pezzo qua e dietro c'è una molla e non lo so, fa un effetto strano la schiena, penso per far stare con la schiena dritta, però è stranissimo, non so se a Francesco piacerà questa cosa, quindi ora gliela faccio provare. È come i gatti. Non avete una scatola. Più contento della scatola che della sedia. Allora, gli ho fatto provare la sedia e gli è piaciuta, meno male. Ha detto che ci sta comodo. Pensavo che non gli piacesse quella cosa dietro la schiena, e invece gli piace. Dopo facciamo lo scambio. Marco è venuto a prendere Francesco per portarlo al corso e io non sono andata perché Marco non aveva ancora finito di fare il lavoro che sta facendo, si sta spostando un lavandino, quindi lo accompagna e va a finire il lavoro. E non so se a cambiare il libro, poi ci andremo dopo. Già che sono rimasta sola, faccio lo scambio delle sedie. Ok, missione compiuta. Non è stato semplice perché dalla porta della cameretta di Francesco ci passano veramente per un pelo, cioè devo fare tutte delle manovre che lasciamo perdere proprio, ma ce l'ho fatta. E questa è la sedia che a Francesco risultava scomoda per via di questa parte qua, perché lui si appoggia la testa e comunque ora sono rimasta io soltanto con la sedia sfigatella con i braccioli tagliati, però vabbè. Ok, ho steso la lavatrice che mi ero dimenticata di stendere e ora ne approfitto che sono sola, faccio un po' di meditazione. Allora, sono le 5, siamo andati a riprendere Francesco, abbiamo cambiato il libro e ne ha preso uno che gli hanno consigliato lì alla libreria. Praticamente hanno detto che è un autore italiano che vuole simulare lo stile di Stephen King, e hanno detto che è un tentativo ben riuscito. Poi ve lo faccio, anzi ve lo faccio vedere subito, poi me lo scordo se vi interessa. Ah, questo qua, il titolo è Morsi di Marco Peano. Vieni a salutare, dai, vieni. Dai che ce la fai, su. Ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta, bravo, ce l'hai fatta. Ah, tra l'altro, domani dovrebbe arrivare la seconda parte dell'ordine di Shane che ho fatto, perché insieme alla sedia avevo preso altre cosine. Però la sedia aveva la spedizione veloce, quindi è stata la prima ad arrivare. Domani dovrebbe arrivare la seconda parte e poi dovrebbe arrivare addirittura una terza parte. Non so perché mi hanno diviso l'ordine in tre. Ora la sedia, ok, aveva la spedizione veloce, quindi quella va da sé. Però il resto del pacco me l'hanno diviso in due, non so come mai. Ok, ho montato il video e ora vado a fare la doccia. Non so se provare questo pigiama, non l'ho ancora messo. Quello preso di come si chiama? Da Globo, questo qua. Provo a metterlo, tanto lo sento subito se mi dà fastidio. Stoff. Allora, ho fatto la doccia e il pigiama l'ho tenuto per
5 minuti poi non sopportavo più, era troppo poco morbido. Non lo so, forse se lo lavo altre 800 volte magari si ammorbidisce un po'. Comunque mi sono messa a cucinare. Allora, qui c'è un sughetto per Francesco. Io ho fatto un sughetto con i gamberi che fa un profumino, deve essere proprio buono. Io invece qui mi sto preparando il sughetto alla pizzaiola, quindi tonno, capperi, olive. Anche per oggi vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.